Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video degustabox mi è appena arrivata e quindi andiamo subito a vedere cosa c'è dentro. Apro una piccola parentesi per dirvi di non fare troppo caso al colore dei miei capelli perché sembro tornata castana, ma questo colore lo vedrete per pochissimo tempo, probabilmente per pochissimi video, perché ho intenzione di correre ai ripari e andarmi a riprendere il mio bellissimo rosso. Fatta questa importantissima premessa che per la degustabox è assolutamente fondamentale, vi dico che è una scatola magica, bellissima, a sorpresa che voi potete avere a casa vostra per soli 15 euro al mese e scoprire ogni volta che cosa c'è dentro perché i prodotti che vi arrivano sono sempre nuovi e sempre a sorpresa. Quindi io ve la consiglio. Se volete il primo mese provarla ad un prezzo un pochino più scontato, potete utilizzare il codice che trovate giù in info box e pagarla solo 9,90 euro. Ma detto questo, andiamo subito a vedere l'interno di questa scatola. La prima cosa che vedo sono questi volantini, però questi direi che li possiamo vedere alla fine. Poi c'è un bellissimo pacco di crumiri al cacao. Io avevo assaggiato i crumiri, quelli classici, e devo dire che mi erano piaciuti, anche se è una tipologia di biscotti che non mangio quasi mai, però sono comunque molto buoni. Sono curiosa di assaggiarli al cacao perché secondo me hanno quella cosa in più che li rende assolutamente più golosi. Io tutte le mattine a colazione mangio biscotti, vario sempre anche la tipologia, quindi mi piace cambiare e sicuramente li proverò molto volentieri. Poi abbiamo un pacco di patatine Casareccia, pomodoro e basilico, eccole qua. Io devo dire che non sono una consumatrice di patatine, non ne mangio praticamente mai, però siccome stiamo andando verso la bella stagione, verso l'estate e sicuramente non mancherà occasione di fare qualche grigliata nella casa di campagna, questa è una di quelle cose che io posso sicuramente portare e sono sicura che qualcuno le apprezzerà. Poi c'è una confezione di caramelle Goleador, eccole qua nella maglietta, così io non è che mi intendo tanto di queste cose, devo dire la verità. Sono caramelle all'arancia, io non consumo granché caramelle, penso che magari le regalerò a mio nipote o comunque le regalerò a qualcuno che apprezza le caramelle all'arancia, però è carina comunque la confezione così. Poi c'è una confezione di salsa Kedar, non so se si pronuncia in questo modo, ve la avvicino in modo che la vediate meglio, eccola qua. Io non utilizzo tantissimo le salse, però anche questa è una di quelle cose che secondo me per la famosa grigliata nella casa di campagna di cui parlavo prima potrebbe venire bene, quindi magari la porterò e la utilizzeremo in qualche modo. Non sono un'intenditrice di salse perché non utilizzandone quasi mai, non saprei neanche bene abbinarle ai giusti piatti, però è comunque una cosa utile. Poi c'è una cosa che invece mi soddisfa molto di più, che è un mix biologico praticamente di grano saraceno, zucca, carote e zenzero. Questa è una cosa che mi piace tantissimo perché io apprezzo molto questo genere di cose. Inoltre mi piace tantissimo sia la zucca, sia la carota che lo zenzero, quindi direi che è un tris perfetto. Credo che siano quelle cose da cuocere al microonde o in acqua, vediamo velocemente. Si cuoce in 16-18 minuti in acqua oppure al microonde. Queste sono due porzioni, è biologico, senza glutine, senza lattosio, vegan, senza grassi, ad alto contenuto di fibre, quindi praticamente un concentrato di salute. Io credo che questo lo proverò già stasera perché mi attira veramente molto. Poi abbiamo una mini confezione di latte di cocco, o meglio di bevanda al cocco, perché adesso tutte le cose diverse dal latte vaccino non si possono più definire latte, quindi noi siamo corretti e la chiamiamo bevanda al cocco. È una confezione da 200 ml, quindi è piccolina, ha anche la sua cannuccia dietro e credo che la proverò volentieri perché il cocco a me è una cosa che piace tantissimo, anche se le bevande al cocco devo dire non le ho mai provate. Di solito io con il cocco mangio volentieri lo yogurt, le torte, i dolci, ma anche il cocco così proprio nudo e crudo come si suol dire, però la bevanda al cocco è una cosa che non avevo assaggiato e adesso ho l'occasione di assaggiarla. Poi vedo una cosa sfiziosa e interessante che sono i pick up. Sono quattro confezioni, eccole qua, quattro confezioni di pick up, questi biscotti con il cioccolato. Queste sono cose veramente sfiziose. Non sono quelle cose che magari si possono mangiare proprio sempre tutti i giorni perché
alla lunga comunque vi farebbero aumentare di peso, però sono quelle cose che magari da portarsi nella borsa per uno snack veloce e per qualcosa di sfizioso una volta ogni tanto sicuramente fanno piacere. Devo essere sincera, io i pick-up non li ho mai assaggiati. Ho mangiato i biscotti fatti più o meno in questo modo della Orosaiva, ma non questi. Comunque sono cose che sicuramente mi piacciono. Poi c'è una bellissima confezione di merendine della marca Scotti con farina di riso. Queste sicuramente le mangerò a colazione. Io non sono una grande consumatrice di merendine durante il giorno, semplicemente perché è difficilissimo che io mangi fuori pasto, quindi è anche difficilissimo che io mangi queste cose, però a colazione invece mi fanno piacere, quindi queste le assaggio volentieri. Assomigliano un po' alle classiche torte paradiso, perché comunque c'è la crema di latte, poi c'è il pan di Spagna soffice, quindi me lo ricorda un po'. Fate attenzione però perché queste sono senza lattosio, però contengono glutine, perché la percentuale di farina di riso è molto bassa, perché poi in realtà c'è la farina di frumento. Quindi, pur essendo pubblicizzate come merendine con farina di riso, in realtà fate attenzione agli ingredienti se avete problemi con il glutine, perché qui il glutine c'è. Però io comunque non ho, per fortuna, intolleranze alimentari di nessun genere, quindi posso mangiarle tranquillamente. Vi farò poi sapere, perché queste comunque hanno un aspetto che mi attira. Poi c'è una bottiglia ben confezionata, vediamo subito che cos'è. È un'aranciata bio con succo di arance bio di Sicilia e zenzero. Eccola qua, questa è una cosa che io non conoscevo, non sapevo che ci fosse l'aranciata con lo zenzero. È anche vero che io non bevo granché bevande di questo genere, però questa qui con lo zenzero secondo me mi potrebbe piacere, perché comunque a me lo zenzero piace molto. La proveremo perché anche questa è una di quelle cose che con l'arrivare dell'estate sicuramente fa piacere. Poi qui c'è un'altra cosa sfiziosissima, sono dei dolcetti con pan di Spagna, cioccolato e marmellata d'arancia, eccoli qua. Questi secondo me sono una gioia per il palato, perché secondo me l'associazione cioccolato e marmellata d'arancio è qualcosa di spettacolare. Io non so se questi li mangerò a colazione o se li mangerò magari così dopo cena, dopo pranzo, come dolcetto, ma sicuramente in qualche modo li mangerò perché mi attirano tantissimo. Dico a colazione perché a volte magari invece che i classici biscotti mi è già capitato di mangiare magari una cosa di questo genere, non proprio questi perché questi non li conoscevo, però qualcosa di simile l'ho già mangiato anche a colazione. Quindi insomma vediamo, comunque sicuramente troverò il modo per assaggiarli. Poi ci sono i classici cracker integrali della Mulino Bianco, 20 confezioni, eccoli qua, questi li ho già provati tantissime volte perché io comunque adoro i cracker integrali e quindi questi mi fanno veramente piacere, li mangerò molto volentieri. Poi l'ultimo prodotto è dunque uno snack, sono bastoncini di salame e grissini. Io questi non li avevo mai visti, bastoncini di salame e grissini della Citterio come marca, eccolo qua. Questa è un'altra di quelle cose che secondo me, insieme alle patatine che abbiamo visto prima, porterò per le classiche grigliate estive, perché non è una cosa che io mangerei così, però in quelle occasioni magari ci stanno bene. Diamo un'occhiata velocissima ai volantini. Allora, innanzitutto qui c'è uno sconto del 15% per una confezione Arnaboldi di quel mix biologico che vi ho fatto vedere prima. Ce ne sono altri tipi. A me è arrivato quello alla zucca, carote e zenzero, però qua ce ne sono altri. C'è la zuppa di quinoa e lenticchie, poi abbiamo la zuppa di farro e legumi. Poi quella che avevo io, quindi zucca, carote e zenzero, poi c'è riso integrale, fantasia di lenticchie e rosmarino, zuppa di riso rosso con verdure e riso rosso con piselli, porri e maggiorana. Wow, io credo che li assaggerò tutti prima o poi perché mi piacciono tantissimo queste cose, quindi utilizzerò lo sconto. Poi abbiamo anche una raccolta punti. Ecco, questa magari può interessare anche a chi non compra la Degustabox, perché con la Mulino Bianco, con i punti appunto dei prodotti Mulino Bianco, potete avere dei piatti
piatti o delle tazze, delle scodelle, così, questa roba qua. Quindi magari informatevi, andate a vedere dietro la confezione della Mulino Bianco e se vi interessa tenete i punti perché comunque sono delle cose carine. Insomma, un sacco di cose, se vi interessa potete andare a vedere. E poi abbiamo questo che è il classico, diciamo, riepilogo che vi fa un po' vedere tutti i prodotti che avete trovato nella Degustabox. Ci sono delle informazioni in più, ci sono i prezzi, così voi potete andare a fare il totale e vi accorgerete che i 15 euro al mese sono una cifra inferiore rispetto a quello che avete, insomma, guadagnato trovando questi prodotti. Poi c'è il classico concorso di Instagram, quindi la classica foto e il tema del mese è il picnic. E un po' l'avevamo capito perché in effetti tra biscotti dolci, patatine, snack al pomodoro, al salame, insomma, si capiva che un po' era quello il tema. Comunque è una Degustabox che mi piace, anche se non sono una consumatrice di tutte le cose che ho trovato qua dentro, perché ad esempio le patatine io non le mangio, però devo dire che nell'insieme mi è piaciuta molto e comunque è una di quelle Degustabox che si può utilizzare tra amici o in famiglia, proprio perché pensando al picnic, alla grigliata estiva, al classico antipastino, magari quando siete a cena o a pranzo con qualcuno, è comunque secondo me una cosa molto carina. Quindi io per questo video mi fermo, fatemi sapere nei commenti qual è il prodotto di questi che vi ispira di più o magari quello che avete assaggiato e che vi è piaciuto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.